di seguire questo semplice discorso che non può figurare nel consuntivo di bilancio, Presidente Felice. Noi siamo, per quanto riguarda la capacità di spesa del programma di sviluppo urbano 2000-2006, tra i primi tre comuni della Calabria. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo avuto, soltanto a modo esempio, consigliere Mazzei, questi finanziamenti. Protocollo aggiuntivo del programma di sviluppo urbano 2 milioni di euro, dei quali già appaltati rimodulazione del mercato di piazza Botticelli, e anche questi finanziamenti riguardano ciò che ha appaltato, ma anche il parco accentrato urbano, l'Ubanzella, eccetera. Secondo, sempre nell'ultimo anno e mezzo, 6 milioni di euro del contratto di quartiere, che all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale di Santo Fegna, che all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale e che ha avuto già il parere positivo della Commissione. 2 milioni e 500 mila euro per il parco della Virtù. 2 milioni di euro per la nuova discarica, la PQ per la nuova discarica, 2 milioni e 500 mila euro per il risanamento della discarica sul fiume Bagno, 350 per i teatri tra Umberto e Politeama, di cui abbiamo finito, 350 per lo spostamento del museo, 200.000 per il risparmio energetico, 1.300.000 di ulteriori per la legge 24, 2.500.000 euro per la zona Sant'Urbano. Questi non è che tutto, capogruppo Magno, signori consiglieri, non è che è tutto, sono solo alcuni esempi, ma allora può essere così? No, sto parlando dell'ultimo anno e mezzo. Nell'ultimo anno e mezzo, scusami, nell'ultimo anno e mezzo, no, negli ultimi, facciamo un discorso anche negli ultimi quattro, compreso quello che abbiamo speso di ciò che era stato deciso prima, inevitabilmente la Giunta del Centro-Destra, che abbiamo speso noi. Queste sono le cose dell'ultimo anno e mezzo. Allora, può essere così poco, un dialogo così tra soldi, che di fronte ad oltre 13-14 milioni di euro nell'ultimo anno e mezzo vuol dire che non c'è una lira? Possiamo discutere su tutto il resto, figuratevi, ma non possiamo dire che non c'è una lira se nell'ultimo anno e mezzo siamo già a 15 milioni di euro, signori revisori, signor Presidente del Consiglio, e forse anche di più, perché io non so fare la matematica. Chi è che sa fare la matematica? Dov'è? Dottore. Dottore Russo, lo fa lei per piacere il conto? La somma. La somma, visto che c'è così, c'è anche il parere dei soli su questa cosa, eccetera. L'avanzo di amministrazione di 1.600.000 euro. Anche qua, di tutto e di più. Addirittura sembra quasi che questo sia il risultato del fatto che si è lesinato sui problemi fondamentali dei cittadini. Signori consiglieri, la spesa sociale, la spesa corrente a favore dei cittadini del 2008, lo dico di fronte a tecnici, io che non lo sono, è stata la stessa ed è stata più efficace del 2007. È chiaro quello che sto dicendo? Quando era tu? Allora, non lo dico io, 19.750.000 euro. Le spese che sono arrivate, dei fondi che sono arrivati al comune nell'ultimo anno e mezzo. Totale. E io sono sbagliati per difetto, cioè sono altri perché l'ho fatti un poco io che sono un semplicione. Mentre parlavate voi, cose buone, non è che sono una cosa difficile, cioè sono almeno altri 7-8 che i PIA e tutte queste cose che mancano. Quindi ci troviamo di fronte, questo è il dato che io voglio mettere in evidenza,
a una spesa che è aumentata per i cittadini e a una pressione tributaria pro capite che è diminuita per decisione del Consiglio Comunale, non per decisione del senatore Petroni e mia. Devi specificare anche relativo a che cosa, spazzatura, indigenti, questo. E certo. Quelli residenti all'estero che hanno una casa qui pagano il 50%, è tutto quello che deve fare capire ai cittadini, perché se no succede che è successo su una gazzetta che dicono che io sono contro i piccoli coltivatori, ti ricordi? Queste cose bisogna evidenziare, perché se no la madre la pigliano fischi per fiacchi verso mezzanotte, ma non è che ce lo con la stampa, ma con certa stampa. Scusate, io ho detto forse io scusate se non lo sembrava. No, allora, a fronte di una spesa per i cittadini che è stata più forte, più sociale e più efficace, è diminuita la pressione tributaria pro capite. La pressione tributaria pro capite per ogni cittadino è stata decisa dal Consiglio Comunale soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Tutto ciò quindi è il risultato congiunto di due buone cose, di una capacità di risparmio e di una capacità di cercare di tenere conto dei problemi dei cittadini e soprattutto delle fasce più deboli. Io accetto tutte le critiche che avete fatto, ma tutte le critiche che avete fatto significa che nei prossimi anni nessuno, altrimenti sarà pubblicamente un bugiardo, potrà dire che c'è stata una spesa allegra o una spesa facile. C'è stata invece grande fatica, grande serietà e grande sofferenza. Questo era quello che mi interessava mettere in evidenza, e proprio per questo io credo che il conto consuntivo possa essere approvato dal Consiglio Comunale al di là delle appartenenze, perché è uno strumento, è il risultato di uno strumento utile per la città. Consiglieri della centrodestra, mi rivolgo non solo ai consiglieri del centro e ai consiglieri del centro-sinistra, consiglieri del centrodestra, cercate di riflettere sul fatto che nella destinazione c'è anche il risultato di una discussione che abbiamo fatto insieme, e che quella cifra dei debiti fuori bilancio non è fatta a caso, ma è una cifra con la quale si spera di poter chiudere anche vicende del passato dolorose, vicende del passato come lodi e altre cose che non ha prodotto questa necessità. Quindi noi stiamo facendo un discorso per cui la città possa avere uno scatto in avanti, perché questi 5 anni sono, e questa amministrazione si caratterizza sempre di più, il sindaco e l'amministrazione, per essere il sindaco e l'amministrazione.